Maresciallo, come andiamo? Male, signorina. Allora, niente. Ma che, sono un male terribile. Naturale, fare il calcoletto è doloroso. Ma lo farà, lo farà. Intanto continui a bere l'acqua di San Severino e venga qui ogni mezz'ora. Ma lei è sempre qui, è venuto anche ieri. Sta sempre male? Quella signorina, si è svegliata? No, non ancora, ma con l'iniezione che le ho fatto ieri sera può darsi che vada avanti fino a mezzogiorno. Ha riportato ferite nell'incidente? No, ma è mezza tramortita dal colpo. Se non fosse stato un macchinone come quello, con la botta che ha preso la ragazza sarebbe diventata una frittata. Ma si sa chi è? No, no, non aveva documenti. La macchina è targata Svizzera e il libretto è intestato a un certo signor Lorenzo Colombo di Lugano. Ma il dottore dove è andato? Penso che mio fratello sarà qui a momenti. È andato alla cascina Bartolomei per un maiale che si è rotto una gamba. Un maiale che si è rotto una zampa? Oh. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dottore. Vieni, mettilo sotto sale, è il prosciutto per quest'inverno. Ma hai dovuto amputare? Ho amputato. Sì, al maiale gli ho messo una gamba di legno. Zoppicherà per un po', ma poi si abitua. Dottore, deve andare dal sindaco. No. E sì, ha un'orticaria terribile, non fa che grattarsi. Lasci che si gratti sto porcaccione lì. Poi mi aveva promesso l'ambulatorio in piazza, poi gliel'ha affittato al macellaio, perché lui gli fornisce le bistecche sociali a gratis, capito? Come andiamo col calcoletto? Se dipendesse da me lo farei subito, ma è come otturato. Ci vuole il tirabuscione, lì, per forza. Dica, te l'ho già detto, eh? Sì, sì. Durante la cura, con sua moglie, stia bravo, eh? Lo so, ma mia moglie è giovane. Lei non dice niente, ma... Non dice niente, ma gonfia, lo so. Cosa vuole farci? Senta un po'. E la signorina? No, sta ancora dormendo la signorina. Guardi, sì. Che io l'altra notte qui sopra... Sai cosa ho fatto? No, cosa ho fatto? Io stanotte, sì, per dare la mia camera da letto a quella signorina lì, che dell'incidente, sì, ho dormito qui sopra. Se non mi legavo, cascavo per terra, caro lei. Allora... Ma caro dottore, mi dispiace, purtroppo qui a Montafitte non abbiamo l'ospedale. So che non abbiamo l'ospedale. Ce l'aveva promesso il sindaco, quel vigliacco lì, prima delle elezioni. E invece ci ha fatto le cantine sociali lui. Ah. Quel famoso grignolino di Montafietta, che quando ho fatto il controllo sanitario ci ho trovato di tutto dentro, tranne che l'uva, in quel vino lì. Patate, carote, cipolle, fasolini. La gente credeva di bere il vino, mangiava il minestrone, non lo sapevo. Salve, dottore, ci vediamo pronto. Sei sempre qui tu, eh? Sei l'uomo più malato d'Italia, tu. Hai già avuto tutte le malattie. Per curiosità, voglio guardare la tua scheda. Canevari, è quello così. Canevari, hai avuto anche la mosca tsetse, che non esiste in Italia. E adesso mi è venuta l'orticaria. Ah sì, ti è venuta l'orticaria, perché io ti do le medicine con il libretto della mutua e tu vai a venderle al sindaco a metà prezzo. No, ma cosa dici, io l'orticaria ce l'ho veramente. Cioè, non cominciare a fare il prepotente, l'orticaria fa venire le macchie sulle braccia, sullo stomaco, sulla faccia. Guarda che faccia che c'hai. C'hai un viso lì che sembra il sederino di un bambino, sembra altro che... Si vede che la mia è un'orticaria interna. Ah, c'hai un'orticaria interna? Vieni qua. Spogliati, mettiti qui sopra, che ti faccio una bella lavanda gastrica col detersivo. No, dottore, lei sa benissimo che io ho l'ulcera e la lavanda gastrica mi fa male. Ah, c'hai l'ulcera? Allora ti faccio un bel clistieri col grignolino del sindaco. Ma come, con tutta l'infiammazione che c'ho? Non farmi arrabbiare, guarda che te la do. Stavolta la medicina, ma non ti fai vedere per una settimana, capito? Ma perché si arrabbia, dottore? Sì. Va bene che io non pago la visita, ma gliela paga la mutua. Quelli, non battere lì, eh? La mutua, cosa vuoi che mi dà la mutua? La mutua mi dà 140 lire per visita. E siccome non c'hanno mai gli spiccioli, mi rifila 6 caramelle. Ciao, ciao. Grazie, dottore, arrivederci. Ciao. Grazie. Ah, santo cielo benedetto. Ah. Eccoci qua. Virginia! Dimmi! Dove eri? Dove vuoi che fossi? Ero di là! Ah, non credevo che fossi nell'orto. È venuto qualche duro mentre io ero fuori? No, è venuto solo quello da mutua e maresciallo. Adi, senti un po' a proposito del maresciallo. Io ti avverto che ti faccio sì da infermiera. Sì. Ma d'ora in avanti solo con clienti femmine. Basta con gli uomini, mi danno fastidio. Ricordati che io sono ancora signorina e che in questi tempi di corruzione e di pornografia io credo ancora nella virtù, perlomeno nella mia. Sì, lo sappiamo tutti che sei signorina, vergine e martire. Non ti sei sposata tu, non mi hai fatto neanche sposare me. Mi hai fatto lasciare la figlia del farmacista dopo 18 anni di fidanzamento.
Potevi continuare. L'ho lasciata per anzianità. Achille qui, la ragazza si è svegliata. Chi siete? Cosa fate in casa mia? Guardi che questa è casa nostra. E allora cosa ci faccio io in casa vostra? Ma guardi signorina, adesso ci dica un po' il suo nome. Non lo sa. Un passo avanti lo ma già fallo, eh? Ma non sa come si chiama? Non me lo ricordo. Ma come? Non si ricorda che ieri sera guidava una macchina grande come un autotreno che andava come una pazza e ha sbattuto contro una pianta? Non me lo ricordo, non ricordo. Non ricordo. Achille, fate un po' pagare prima, altrimenti con la storia che non si ricorda, quella lì va via senza pagarti. Quella donna è sua moglie? No, è un dono del cielo. E mia sorella mi aiuta un po' a fare l'infermiera, quasi. Veramente avrebbe dovuto fare il carabiniere, ma l'hanno scartato. E lei chi è? Sono il dottore qui di Montefiorino. E io chi sono? È quello che vogliamo sapere noi. Lei ieri sera ha avuto un incidente con la macchina. L'hanno portata qua, io gli ho fatto un'iniezione perché lei era svenuta e poi ha dormito fino adesso. Anzi, io adesso la devo rivedere. Si spoglia, si metta qua sopra, che vediamo un po' perché... Dottore, io sono venuto di corso. Ah, la ragazza di ieri sera. Sì. Dopo procederò all'interrogatorio. C'è poco da interrogare, non si ricorda niente. Come non si ricorda niente? C'è un'amnesia totale. Bisogna portarla all'ospedale di Asti. No, io non ci voglio andare all'ospedale. Dove vuole andare? Voglio restare qui, da lei. No, io la tranquillo di sopra non la faccio più, Oh, guardi, c'era una borsetta di là in camera, credo che sia la mia. Contiene del denaro, la pagherò. Meno male che non c'ha la mutua questa qua. Ah! Ci siamo? Ma che era un falso allarme. Beva l'acqua. Sì. Perché il calcolo esce con la spinta idraulica. Lei c'ha un calcolo subacqueo, capito? C'ha un calcolo Maiorca, lei. Ah, la sua borsetta l'ho controllata io ieri sera. Signorina. Non vi erano documenti, no, nemmeno la patente. Quindi lei è già in contravenzione. E poi, a domanda risposta, lei è cittadina svizzera? Non lo so. Ah, non lo sa, ma la macchina che guidava ieri sera è intestata a un certo signor Lorenzo Colombo di Lugano. A domanda risponda, chi è? Lorenzo Colombo? Sì. Mai conosciuto? A domanda risponda, allora la macchina l'ha rubata. Ma può anche darsi. Dottore, cosa vogliamo fare? A domanda risponda, mo. No, dico, bisogna aspettare che ne venga la memoria, no? Allora la mandiamo all'ospedale. No, vi prego, tenetemi qui. Io sono disposta a pagare. Guardi, adesso non si preoccupo. Vada di là, si vesta, poi viene qua che parliamo. Grazie, dottore. Stia tranquillo, non le darò nessun fastidio, vedrà. Stia tranquilla lei. Io ho dei forti sospetti su questa ragazza. Davvero? Sì, ieri sera facendo la perquisizione della macchina ho trovato una beretta. Di lana? Pistola beretta. Allora è un'altra roba. E una lettera indirizzata alla ragazza, anzi una lettera stracciata. Sì. Ci sono delle frasi molto compromettenti. Ehi là. Senta un po'. Tuo pericoloso Jack. Jack. Che vuol dire Jack? Jack. Che vuol dire Jack? Jack è la targa di Genova. Ma no, la parola continua, ha un seguito. Jack. Genepesca. Ma che c'entra il pericolo con Genepesca? Ha mai mangiato il pesce della Genepesca? No. Provi. Ma no, qui vuol dire tuo pericoloso gesto. Ah sì? E poi senta come finisce la seconda riga. Tratta delle. Ah, non può voler dire che una cosa. Tratta delle bianche. Lei là. E poi dopo, cosa nostra? Mafia. Mafia. Che? Mafia. E c'è anche della droga di mezzo, perché qui dice oppio. Oppio. E anche mor. Fila. Oh, poi quello che non lascia dubbi è la riga sotto. Esto e faremo una rapina. Una rapina. Una rapina? Sì. Ma però c'è qualcosa che non riesco a capire, dottore. Fare un colpo di. Colpo alla banca. No. Colpo alla posta. No, perché c'è il D. Colpo di. Colpo di Stato. Il golpe. Uè, maresciallo, se la porti via, Questo qui può avere dei complici. Vengono qua, rapiscono mia sorella, mi chiedono il riscatto. Magari. Scusa un momento, Pronto? Ah sì? Al mulino? Vengo subito. Dottore, va per una visita? Ah, no, è il mulinaio che è stato colpito dal ramo di una pianta. Ah, gli è cascato in testa? No, è sua moglie che ogni tanto gli dà un colpettino. Dottore, e mi darebbe un passaggio fino alla caserma? Come no? Ha bevuto l'acqua? Sì, ne ho bevuta molta. Poi, mi raccomando, Sì, che cosa? Il calcolo, non me lo faccio in macchina, No, sia tranquillo. Pronto? Amore, in Italia, in un paesino del Piemonte. Ti telefono dalla casa del medico condotto. No, niente di grave. Ma non ho tempo di spiegarti adesso. No, il dottore non c'è. Ma non so.
Chi non ha fatto parlare me? Volevano il dottore. Ma io sono la sorella. Non le assomiglia affatto. Senta un po' lei, ma davvero non ricorda niente? No, niente. È come se fossi nata oggi. Una sensazione bellissima. Ma... Permesso? Le signorine desiderano il dottore? No, veramente noi vorremmo parlare con la sorella del dottor Ciabotto. La signorina Virginia Ciabotto. Già, capisco, ma venite, venite pure avanti. Carine! Tutte e due uguali. Siamo sorelle gemelle. Già, infatti, gemelle. Beh, adesso andiamo di là. Questo è il gabinetto medico del dottor Ciabotto. Con permesso. Accidenti, che colpo in testa che ha preso il mulinaio. Gli ha dato la sua moglie un tale colpo in testa che il contraccolpo gli ha fatto venire l'ernia. Adesso bisogna che gli scriva il calomelano, poi le iniezioni antitraumatiche e un cinto erniario, per forza. Allora, calomelano, cinto erniario... Buongiorno. Da dove esci? Uè, bambina! Uè, ratin! Ma dove esci? Non l'ho mai vista, non deve essere del paese perché non l'ho mai vista. Oh, è spuntata qui. Buongiorno. Oh, Madonna. Virginia! Virginia! Sì, cosa c'è, Achille? L'hai vista? Visto chi? Quella ragazzina bionda. Che ragazzina bionda? Quella che volava. Ma cosa dici, Achille? Sì, era qui, è data di là, io mi volto, era nuovamente qui. Achille, tu sei esaurito, lavori troppo. Adesso vedi anche le ragazze che volano. No, che volassi no, però io ero seduto là, questa mi fa non so buongiorno, e corro dietro, gli dico dove mi muovo, è passata di sotto. Ma sì, sei debole, vedi doppio, hai delle allucinazioni. Ti ricordi l'anno scorso quel coccodrillo che hai visto nel bagno? No, li avevo sognato. Ma che sognato, eri sveglio. Non l'ho sognato, giocato all'otto, ho preso anche l'ombo. Ecco, e adesso giocati alla ragazza che vuole e piglierà il terno. Allora, viste, c'è poche storie. Ero lì, sono corso dietro, e allora dove è passata? Di sopra? Achille, basta! E non fare il bambino! Ho detto basta! Compone! Dottore, forse questa volta ci siamo! Maresciallo, l'ho visto correre, è andato nei bersaglieri lei. Auguri e calcoletti maschi. Ha permesso? Dottore, mi sento male. Eccolo qua. Il malato professionista. Dottore, tu, mi sembrava, ma niente. Beva l'acqua. Bevo, mi sembra di essere diventato un acquedotto. Non importa. Di, tanto per cambiare sei qui. Che cosa vuoi? Che cosa c'hai adesso? Sto malissimo, ho bisogno di calomelano, iniezioni antitraumatiche e cinto erniario. Lo sapevo. Maresciallo, sai cosa fa questo vigliacco qua? Lui si mette fuori di sentinella. Quando esce un cliente le domanda che cosa ha ordinato, glielo do io a metà prezzo. Poi viene qua col libretto della mutua e si fa dare le medicine. Ma dottore, ma cosa dice? Ma maresciallo non gli creda, non è vero. Non è vero. Sa che una volta si è fatto dare perfino le pillole anticoncezionali. Se fosse così ci sarebbero gli estremi per una denuncia. Ecco, bravo, lo arresti quello lì. No, lei non fa arrestare nessuno, caro dottore. Io sono malato e ho diritto all'assistenza della mutua. La mutua è una conquista sociale. Voi non battere il sopra. Conquista sociale per tutti i lavoratori. Il lavoratore che non lavori mai. Voi qua fai il sopra. Sì, alzami il sopra. Non lavoro. Sono andato in pensione prima perché ho fatto il soldato in zona di guerra e quegli anni lì contano il doppio. Hai fatto il soldato in zona di guerra? È sempre stato chiuso nel cesso tutto il tempo della guerra. Non è vero! Come non è vero? Ma che succede? Chi è che grida così? Sono io, signorina, perché suo fratello non mi vuol dare le medicine di cui ho bisogno. Mi vuol far morire! Morire poi! Sì, morire. Tanto la cassa da morto gliela passa la mutua. Di che cosa ha bisogno, Canevari? Iniezioni antitraumatiche, calomelano, cinto erniario. Achille, avanti, fa la ricetta e dagliela. Calomelano, iniezioni antitraumatiche, cinto erniario e una forte dose di VDP. No, dagliela che non si faccia più vedere. Ecco qua, Canevari. Visto? Mio fratello le ha prescritto anche il VDP. VDP. Che cosa vuol dire VDP? Vada via i pe.
Achille, ma sei di una volgarità vergognosa. Oh, ma che volgarità, quell'avvoltoio si merita di peggio. Tu non pensi che qua ci sono io, tua sorella, signorina e illibata, e che queste cose mi danno fastidio, mi danno i nervi. È permesso? È questa la casa del dottor Ciabotto? Sì, signorina. Oh, maresciallo, giusto di lei abbiamo bisogno. Il dottore sono io, ma scusino, loro di chi hanno bisogno, del dottore o del maresciallo? Di tutte e due. Dottore e maresciallo ci abbisognano. E subito, va. Ehi, questo qua arriva dalle tue parti, eh? Signori, io sono Lorenzo Colombo e sono appena arrivato dalla Svizzera. Oh, lei è il proprietario della macchina? A domanda risponda, gli è stata rubata, vero? No, ma che rubata? L'ha presa Maria Pia, mia figlia. Oh, Dio mio. Si calmasse, signor Colombo, che qua ci sono io. Stia tranquillo, signore, sua figlia sta bene. Sì, ha avuto un incidente con la macchina, ma niente di grave. Ci hanno detto che Maria Pia si trova qua. Andatela a chiamare subito. Questo è mafia, eh? Mafia. Insomma, ci vogliamo muovere, sì o no? Viene dal soggiorno obbligatorio, non è che sì? Un momento, prima mi devo accertare delle sue generalità. Vuol favorirmi i documenti? Ah sì, piacere. Naturale, ecco qua. Ah, caro maresciallo, quella ragazza non mi ha dato che dispiacere. Ma perché si è chinato, signor Colombo? Ce l'avrei raccattato io il passaporto. Ha perso qualcosa. Ma cosa cerca? Non lo so, cosa ha perso? No, niente, poverino. È il morso della strega, ci capita spesso. Sì, purtroppo ogni volta che mi chino bruscamente rimango bloccato. Non riesco più a rialzarmi. Questo qua è l'artrite professionale. Sì. L'artrite professionale. È la malattia di quelle che fanno le strisce bianche per la strada, sai? Ma che dici, dottore? Il mio futuro suocero è una persona facoltosissima, grandissimo industriale. Ah, sì. E che cosa fa? La mette. Dove? In Svizzera. La mette in Svizzera? Sì, signora, la mette in Svizzera. Beh, perché c'è qualche cosa in contrario. No. La mette in Svizzera! La metta dove vuole, che me ne frega! Non posso da fare! Sì, posso da fare! Allora, non so neanche chi è. Chi è lei? Permette che mi presento? Barone Sparapaoli da Caltanissetta. Caltanissetta? Sì, signore. Sembrava di Gallarate, no? Senta, mi vuol dire che cosa mette? Ma no, i signori non hanno capito, io fabbrico la mette. La mette per la babba. La babba? La babba questa, come la chiama vossia? La barba, Achille. No, ha detto la babba lui, Il signore è un fabbricante di lamette per barba. Oh, sì, ma adesso però aiutatemi, per favore, Salvatore. Sì. Raddrizzami tu. Sì. Lo sai come si fa, no? Maresciallo, per favore, ci picchiasse questo braccio. Signora. Signorina, prego. Signorina, lei ci picchiasse quell'altro braccio. Dottore, lei spinge di dietro mentre io ci massaggio le cervicali. Ad un mio cenno, forza tutta assieme. Sì. Momento, eh? Sì. Se qui dietro si rompe qualche cosa, io non le voglio sapere. Siamo pronti. 1, 2, 3, forza! Ora sto meglio. È cernierato proprio lei. Sì, mamma. Mia figlia, per favore, dov'è mia figlia? Vado io a chiamarla. Come sta, dottore? Io bene, perché? No, dico la figliola, Maria Pia. Ah, sua figlia? Sì, fisicamente sta bene, ma è un po'... È un po' baravantava. Cofo! Cofo! È un po' baravantana. Cofo! A un uomo ma non andano, Pare che sua figlia abbia perso la memoria, non si ricorda niente. Ma come? Non si ricorda niente? Oddio mio, quella ragazza mi farà morire. Vabbè. No! Stia su! Ehi, se no dobbiamo chiamare il carro attrezzi, lei deve stare su. Grazie. D'accordo. La verità è, cari signori, che mia figlia non vuole sposare il barone Sparapaoli, perché si è messa in testa di volere per marito uno stagnino. Ma rifiutare un barone per uno stagnino? Senta lei, sa quanto guadagna uno stagnino al giorno d'oggi? Guadagna più di un dottore, sa? Siamo mai fatto cambiare i rubinetti del bagno, provi? Io uno lo sto pagando a rate annuali. Eccola qua, non voleva saperne di venire. Oh, Maria Pia! Chi è quel signore? Ma come chi sono? Tesoro mio, sono tuo padre. Non lo conosco. Non mi conosce. Dottore, non riconosce suo padre. Beh, le madri sono sempre certe, ma il padre...
Maria Pia, e a me non mi riconosce, Salvatore, il tuo fedelissimo e innamoratissimo fidanzato. Quello della babba. Fidanzato? Ma quest'uomo è pazzo. Ma senti, io sono tuo padre però, e tu sei scappata ieri mattina quando hai preso la mia macchina dopo che ti abbiamo scoperta in salotto. Sul divano, mentre stava accarezzando Bobby. Cagnolino? Ma lo stagnino. Allora è un'altra roba? Quel miserabile cacciatore de dote. Un momento, Bobby. Allora quella lettera l'ha scritta lui. Ah, quale? Anzi, quella mezza lettera, che trovando un'altra metà ci potrebbe scappare fuori anche l'arresto. Questo è vero. Un momento, perché forse la situazione si chiarisce, perché anch'io ho trovato mezza lettera in garage. Ah, sì. Eccola qua, maresciallo, prego. È quella che ti ha scritto il tuo Bobby, che tu hai strappato prima di salire in macchina. Combaciano. Lei legga la sua metà. Sì, un momento, scusi, degli occhiali. Dunque, ecco, non sbagliate riva. No. Cara Maria Pia, non sono d'accordo col tuo pericoloso gesto. Rifletti, ricorda che si tratta delle bianche. Nostre vite. Allora è un'altra roba. Il futuro è una cosa nostra. Parlano di lei. Dici di amarmi, io ti amo il Oppio, l'oppio era doppio. E anche morto vorrei starti accanto, vediamoci al più presto, faremo una rapida. Non ne indovino una, eh? Una rapida analisi della situazione, non fare un colpo di stato. Di testa. Cosa mi ha raccontato lei prima? È stato lì mezz'ora, ha fatto la rima, E poi vede, maresciallo, come finisce? Ti amo, tuo Bobby. Avete finito? Se non avete più bisogno di me, me ne vado. No, tu adesso vieni con me immediatamente. Ecco, bravo, la porti via, perché io qui devo lavorare, sarà questo l'ambulatorio. Maresciallo, per favore arresti questa ragazza per disobbedienza paterna e per fuga da casa. Maresciallo, arresti quest'uomo che vuole portarmi via contro la mia volontà. Ma insomma, uno afferma di essere il padre, l'altro dichiara di non conoscerlo. Io chi arresto? Io arresterei questo qua. Tanto questo qua un giorno o l'altro va dentro, è meglio prima. Andiamo, sciagurato! No! Ma vieni. Lei che è una persona civile. Grazie. Una persona gentile. Molto gentile. Simpatica. Grazie. Me lo fa un favore? Senz'altro. Se ne vado. No! E no, e no. No? No, mi dispiace. Io di qui non mi muovo. Mamma mia! Famiglia maggiorese! Ma disgraziato, ma dove sta? Ma vuoi venire? Ma che spalla! Aiuto! Maresciallo, fuori la carica! Fuori tutti! Fuori! Sgombrare! Un momento, è mia figlia! Ah, in quanto alla signorina, se è veramente sua figlia, stia tranquillo, qui è al sicuro. Bravo, venga, lo accompagno io. Scusi, dottore, non avrebbe una medicina per me? Ma gli do una pomata. Sì. Allora va qui in piazza, in farmacia. Sì. Va lì in farmacia. Ovviamente andava in cantina, stia attento. Sì. Farmacia in piazza. Sì. Ci fa dare l'altro tempo. Dica che lo mando io. Senz'altro. Non è che le fa pagare il doppio. Senz'altro. Andiamo, signor Colombo, in albergo. Grazie. Dottore, questa volta ci siamo. C'è un albergo in questo paese. Sì, capisco. Sì, andiamo. Oh, finalmente, signorina. Boh! Chi è? Re! Cos'è? Ma grandina, che io ho sentito. Finalmente! E quanti sono? 1200. Cosa fa? Non li butta mica? Sì, li butto via. No, non li butti! Vuole che ne faccia una collana per sua moglie. Grazie, dottore, grazie, lei mi ha salvato. La signorina la tenga ancora qui per questa notte. No, io un'altra notte qui sopra non mi faccio più. Ci dormirò io sul lettino, non si preoccupi. Se lei deve rimanere qui, venga almeno di là ad aiutarmi. Subito. Dottore, casomai la mandiamo a dormire dal sindaco, eh? No, piuttosto passo tutta la vita qui sopra io, piuttosto di mandare dal sindaco. Vai, dottore, il morso della strega! Ho bisogno delle punture di Thank you.
chi è che barbotta qua? Oh! Ho sognato un coccodrillo che telefonava. Oh signore, ha proprio ragione mia sorella. Devo avere un esaurimento quasi. Ai, c'è un ferro qua dietro. Domani cammino tutto da una parte. Chi che c'è? Ho sentito un colpo. Avrò digerito i peperoni. Mia sorella me le fa sempre tutte le sere. Chissà che ore sarà. Se non svengo più perché tanto fra un po' mi alzo. Forse. Ma chi c'è? Sei nuovamente qui tu? Scusi, dottore, mi scusi. Ho sbagliato porta, buonanotte. Stavolta non c'ho le visioni. Ho visto, Ehi, bambina! Ehi! Cerchi un coccodrillo? Alzo. No, mica la visione. L'ho vista. Era qui. Scusi, dottore, mi scusi. Ho sbagliato porta. Buonanotte. Io sto male. Io telefono alla caserma dei carabinieri. Altro che storie. Pronto? Caserma dei carabinieri? Sono il dottor Ciavotto. C'è il maresciallo? Sono qui. Oh, bravo, senta un po'. Guardi che qui succedono cose strane in casa mia, venga subito. Sono da lei, dottore. Ma faccia presto. Ma più presto di così. Bravo, grazie. Oh sì, caro mio, c'è poco da fare. Ed è la volante. Poco fa passando ho visto che qualcuno gironzolava attorno alla casa. Una ragazzina bionda con un coccodrillo al guinzaglio. Ma che ragazzina, era un uomo. Bisogna perquisire la casa. E c'ha la mira buona lei? Eccellente. Miri nell'occhio. Perché? È perché c'ha la pelle dura. Ma chi? Al coccodrillo. Ecco, l'ho preso! Cosa succede? Achille, chi è? Il signor Colombo è ancora piegato di ieri sera. Oh santo cielo, per me questo qua si sbaglia a attaccarsi le bretelle. Scusi signor Colombo, ma io l'ho vista nella scrivania. Cosa è venuto a fare? Cercavo mia figlia. E la cerca sulla scrivania? No, che c'entra, cercavo la scheda di mia figlia, cosa crede? Sono una persona seria, io mi guardi bene in faccia, eh? Slungati per terra, così la guardi. Io non resisto, piegato in due, per favore. Ha ragione, poverino, piegato in due. Pieghiamolo in quattro, lo mettiamo in una busta e lo mandiamo al sindaco. Allora, 1, 2, 3, come ha fatto quello là. 1, 2, 3. Adesso sto meglio. Abbiamo preso la mano oramai. Venga con me, l'accompagno io all'albergo. Stia tranquillo, che sua figlia qui è al sicuro. Grazie. Buonanotte, dottore. Sì, buonanotte. Buonanotte. Ormai sono fatto altro che... Oh, santo cielo! Cosa c'è? Io che mi sono fatto vedere in queste condizioni. Per 4 bigudini che hai in testa, poi quello lì aveva la faccia per terra, non t'ha neanche visto. Ma cosa credi? Che sia bello farsi vedere dalla gente vestita in questa maniera, una signorina illibata come me, è tutto a causa delle tue visioni. Forse ha ragione mia sorella, devo avere un esaurimento io. Devo avere il cervello in riserva, bisogna che vada a darmi una lavata alla faccia. Altrimenti non chi è? Buongiorno! Poi prendo acqua della Val Brembana. Allora? E lei, il dottore? Guarda, qui ci sono io e quel camice là attaccato al portamantello. Chi dei due vuoi parlare insieme? Ma io direi con lei. Bravo, hai indovinato. Perché sei arrivato a quest'ora? Non ha ancora neanche cantato il gallo del sindaco? Va bene che quel gallo lì è un morpione come suo padrone, Noi apriamo alle 9 l'ambulatorio. Sì, lo so, ma è che io devo andare in città a portare un lavoro lì al museo di Zozo... degli animali. Ah, ho capito. Io sto in montagna. Già. Io ho preso la prima corriera. Stamattina alle 4. Oh, signore, ma... Senti, cosa hai bisogno di qualcosa? Mi gira la testa, ho le vertigini. Sento un freddo di qua, un caldo di là e una corrente d'aria di dietro. Oh, sì, poi
mi tremano le gambe, mi tirano i piedi e mi prude il naso. Cosa devo fare? Spararti. Vieni qua, vieni, vieni, vediamo un po'. Oh, siediti lì un momentino. Fa un po' vedere. Oh, dunque, te dici che c'hai delle vertigini? Sì. Ti gira la testa? Sì. E senti freddo e caldo? Sì. C'hai dei conati? No, conati no. No, conati, dico. Ti viene di tirare su? Sì. Ti viene da sforzo? Sarai mica incinto. Ma dottore... Oddio, al giorno d'oggi c'è più da stupirsi di niente, sai. Ma non sono neanche sposato. Allora siediti sul lettino, ho capito. Vediamo un po'. Apri la bocca. Hai tonsille, siamo a posto, eh? Allora, di un po' 33. Eh? 33. C'è qualche cosa di guasto qui, eh? Ma chiudi la bocca, porco padre. 33. 33! Cura. 33! Polmoni sani. Senti un po', al fegato come va? A me non mi piace il fegato. No, solo polenta e latte. Quello è peggio, alla sera. Alla sera, latte e polenta. Non capì, mangiare sano? Mangiare sano, mangiare da villano. Ti do io qualche medicina e ti metto a posto subito, eh? È grave? Tu sei, ma che grave, c'hai un po' di infiammazione al piloro lì, eh. Allora, adesso ti do del Libronal, eh? Supposte. Come le devo prendere? Le devi infilare. Guarda, sulla scatola c'è l'istruzione, guarda. Poi, Prugamol compresse. Come le devo prendere? Dalla parte opposta delle supposte. Ricordati, alla mattina una supposta, a mezzogiorno una compressa, alla sera una compressa e una supposta. Come? È meglio che te lo scrivo, guarda, facciamo così, eh. Alla mattina una compressa, mettiamo uno. A mezzogiorno la supposta, mettiamo due. Alla sera una supposta e una compressa, mettiamo X. Va bene? 1, 2, X. Ciao. Ricordati, eh? 1, 2, X. Wait, se fai 13 facciamo metà, eh. Grazie, dottore. Addio, ciao. Dottore, grazie. Ti saluti. Grazie, dottore. Achille? Ah. Cosa vogliamo fare con questa ragazza? Signorina, ma lei continua a non ricordarsi niente, sì? Niente, dottore. I miei ricordi cominciano da ieri, quando mi sono svegliata nella sua stanza. Sì, ma dico prima. Nebbia, dottore, vedo soltanto nebbia. Lei è sempre nella Valpadana, eh? Scusi un momento, chi è? Sì? Oh, signora Rivoira, vengo subito. Mi ero dimenticato. Devo andare a fare un'indovena lì alla signora Rivoira, che perde tutti i capelli, io non so cosa fare. Cioè, sono rimasti tre peli? Ne metto una a destra, una a sinistra, quella in mezzo, che ne faccio? Achille! Achille! Cos'è? E il caffè? Il caffè lo prendo al bar, che calipi boom, oh, boh. Il maresciallo mi ha detto che io non devo uscire, ma dovrei fare un telegramma. E a chi? Al sindaco di Lugano, per chiedere informazioni su questo signor Colombo. Sa, potrebbe anche essere un mistificatore. Forse ha ragione, quel tipo non piace neanche a me. Oh, che carino! Chissà chi l'ha portato qui. Allora, mi accompagna a fare il telegramma? Sì, fa bene, poi la posta è qua a due passi. Grazie, signorina, andiamo. Ah, no, è un momento. Non vorrà mica uscire con me vestita in quella maniera. Venga di là, credo io, qualcosa per coprirsi, su. Quella signora lì è tremenda. Prima vuole l'iniezione, poi... Ciao, caro. Virginia! Virginia! Sì, Achille, cosa c'è? È lì, è arrivato. No, Achille, l'ho messo io qui. È un coccodrillo, ma è imbalsamato. Guarda, qualcuno deve averlo dimenticato. Sì, l'ha dimenticato quello lì, che c'ha caldo e freddo, che sente l'aria lì. Come si chiama? Bernacca, non mi ricordo neanche dove. Andiamo, signorina. Sì, vengo. Achille, noi facciamo un salto alla posta. Sì. Non li posso vedere io, queste robe qua mi dà un... Brrr, mi fa un senso. Lo metto, lo porto in cantina dopo così. Permesso? Buongiorno, dottore. Ok, il malato professionista, io, Allora, sai che ero già sperso di te? Dicevo, come mai che quel falabracco lì non si fa ancora vedere? Sto male, dottore, molto male. Ho bisogno di... Cos'hai bisogno? Di Bronal, supposte, e delle compresse di Prugamol. E un po' di carta vetrata, non la vuoi? E cosa ci faccio con la carta vetrata? Ti freghi quella faccia di bronzo che c'hai.
Ma dottore, non vorrà mica ricominciare, io sono malato, ho diritto alle medicine. Poi non batteri sopra, te l'ho già detto. Oh, te le do, sì, sei un bel imbroglione, poi te le vai a rivendere. No, io ma quando... Non grazie, dottore, arrivederci. Non tornare più, eh? No, no, se sto male, ritorno. Di, se ritorni, ti opero. Quindi l'altra volta imparo. Oh, signor Colombo, lo vedo bene, ben diritto, mi fa piacere. Non chiamare. Vuol chiamare mia figlia, per favore? No, guardi, sua figlia è uscita un momento qui con mia sorella. E perché uscire la fece? E la fece uscire perché? Perché la mia casa non è un domicilio coatto. Sì, d'accordo, ma il maresciallo aveva dato ordine di non... Maresciallo, può dire il maresciallo di... Di nuovo questi due? Ma che cosa vogliono, dottore? Li mandi via. Voi vuoi che mandi via che la mia casa è diventata la fiera? Entro, escono... Maria Pia confessa, la tua è una manovra per non sposare me e baratarta con lo stagnano. Mi lasci in pace, per favore. Non conosco nessuno stagnano. Maresciallo, è arrivato a tempo. Dunque, porti via questa gente qua perché io, il mio ambulatorio deve lavorare. Porti via lì lo svizzero, il siculo e la smemorata. La smemorata? La smemorata non è affatto smemorata. La sua è stata tutta una finzione. Una finzione, l'avevo detto io. Grazie, Sant'Alfio, Sant'Alfio, grazie, grazie, Sant'Alfio. Grazie, Sant'Alfio, Sant'Alfio, grazie. Ma che finzione? Come può dimostrarlo? Ci sono le prove. Questo telegramma che lei ha fatto poco fa alla posta. Sì, il telegramma al sindaco di Lugano. Telegramma? No, 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 il telegramma è indirizzato a un certo signor Bobby Manzi. È lui, lo stagnino. Ah, è sentito fuori, Sì. State a sentire, situazione sta precipitando, cercherò raggiungerti, baci Maria Pia. Credo che non vi siano più dubbi, vero? Beh, io torno in caserma. Ah, signor Colombo, se lei vuole il suo macchinone è a disposizione. Buongiorno, signore. Grazie, maresciallo. Maria Pia, finalmente mi vuoi riconoscere come padre. Maria Pia, a me mi vuoi riconoscere come tuo fidanzato. Maria Pia, Pia, Pia. Pia, Pia, cara mia, che la compra un soldo. Lei non ha capito, quella lì vuole lo stegnino, quello dei rubinetti. Senti, Maria Pia, se tu non sposerai Salvatore, io... Papà, io non posso sposare Salvatore perché... Perché non sono più signorina. Cosa hai detto? Hai sentito, no? Hanno sentito tutti? Ma come no? Non sei più signorina. Io stagnino, regalo. No! Il mio Bobby è un ragazzo per bene, non si sarebbe mai permesso. Ma e allora? Allora la cosa è successa qui, stanotte. Come? Stanotte? Qui? Maria Pia ha ragione. E appunto per questo il nostro matrimonio dovrà avvenire per forza. Salvatore, ma che dici? Alla siciliana, G. Come si usa dalle nostre parti per rendere inevitabile il matrimonio. Questa notte mi sono introdotto in questa casa onorata. Grazie. E trovata la stanza di Maria Pia con essa. Sentivo un po' di traffico io stanotte. Credevo fosse il coccodrillo. Invece era lui che mi onorava la casa, bravo! No, momento, Salvatore, non è possibile, non eri tu quell'uomo. Maria Pia, ti dico che ero io. E io ti ripeto di no! L'uomo che è venuto da me stanotte e che mi ha baciata non aveva i baffi. I baffi? E poi, avanti, rispondi, in quale camera sei entrato? La prima porta a sinistra. Hai visto? La mia camera è l'ultima in fondo al corridoio. E allora? Virginia. Sì, Achille. Oh, strazio. Credevo fosse un sogno. Tutto un sogno. Come il tuo, quando sognasti il coccodrillo. Ma io il coccodrillo l'ho visto nel bagno, mica l'ho trovato nel letto. Non so, Achille, non so cosa dire. Era buio. Io mi sentivo tormentata da un'ansia che non so descrivere. Un'ombra entrò, si avvicinò a me. Il mio spirito era sì forte,
ma la carne era debole. E no! E no! E no, no! E no, 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 no! Ma come? No, non ti sei sposata tu? Non mi hai fatto sposare me perché hai detto che sotto il tetto immacolato della nostra casa certe cose non dovevano succedere? E poi al primo spara... Cosa spara quella lì che mi ricordo più? Oh, signora, Oh, signora Madre, vergognati. Mi vergogno, Achille. E adesso svergognati. Achille! Sta zitta! Lo spirito era forte, la carne era debole. Una donna come te, tutta chiesa, sempre tutta lì tranquilla. Oh, non dire quelle parole lì. Oh, cosa lei, quella roba lì, tutto così. E poi dopo lì... Oh, vatti rinchiudere nel pollaio. Aspetta! Prima faccio uscire il gallo. Avvilitissimo sono, avvilitissimo. Sì. Triste episodio da dimenticare. Ma Maria Pia ti perdonerà. Oh, io ho già perdonato, ma lui potrà perdonare me. Ah, ma perché allora tu insisti col dire che stanotte un uomo è entrato da te? E certo. Ma allora se non era Salvatore, chi era? Indagare bisogna, indagare. Ma qui c'è poco da indagare. Stanotte in questa casa c'era un uomo solo e quindi non può essere stato che lui. Il dottore. Il dottore. Bella roba, dottore, eh? Non mi dica, non mi dica. E non si vergogna? Per vergognarci si vergogna altro che, ma ha sentito cosa ha detto? Lo spirito è forte, ma c'ha la carne debole. Introdursi furtivamente nella camera d'una giovanetta indifesa e illibata. Ma chi è? Ma lei! Ehi, Colombo, dai, numeri lei! No, no, un numero, ce l'avrà lei un numero, stampato sulla casacca da galeotto, perché io vado a denunciarla immediatamente, ha capito? Ecco perché se l'è voluta tenere in casa stanotte, eh? Uè, Trinacria! Tutto premeditato, eh! E ringrazi Dio che qui non siamo laggiù, altrimenti... Guardi che oggi anche qui è come laggiù, sa, c'è poco da fare, Eccolo. Maresciallo, arresti il dottor Achille Ciabotto per corruzione di minorenne. Ma oh, signor Colombo, ci vogliono delle prove. Ma c'è la testimonianza di mia figlia. Maria Pia, rispondi. Chi è l'uomo che è entrato da te stanotte? Non lo so, era un uomo. Un farabutto era, non un uomo. Ed ecco perché non confessa. Il fatto che confessi o non confessi non cambia niente. Io non posso più essere tua moglie, Salvatore. Questo è quello che conta. Ma disgraziata, ma se quello che è successo qui stanotte si verrà a sapere, chi ti sposerà? Io. Achille! Dottore! Confesso. E oramai, tanto tutto mi accusa, È meglio che io dica la verità. Dottore, un momento. Cosa vuole che le dica? Il lettino era stretto, lo spirito era forte, ma la carne era debole. Ma Achille, questa è una cosa assurda, incredibile. Perché la carne è debole solo per te. È debole anche per me. Quando la carne è debole, è debole. E la mia era debolissima. Se lei è pronto a riparare, io mi ritiro. Come no? E anch'io non posso far altro che accettare il fatto compiuto. Papà! Ma
del resto io penso che mia figlia sarà felicissima con lei. Dice? E noi avremo un medico in casa che ci curerà gratis. Oh, tanto io sono abituato con la moto, quindi non è più una cosa. Bene, maresciallo? Sì, sono qui. La mia macchina? È pronta. Benissimo, posso venirla a ritirare? Certamente. Lei mi accompagna? Con molto piacere. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Ehi, i belli, nord e sud, gli aranci e la bagna cauda, eh? Veramente, questo sarebbe un ambulatorio, Achille! Che faccio? Dico io o dici tu? Diglielo tu. Dottore Achille Ciabotti. Cioè. Nella mia famiglia, di nobile discendenza bobbonica... Bobbonica? Bobbonica. Come la babba. Nessuno mai ha approfittato dell'innocenza di una fanciulla senza poi riparare. Ecco perché io ci chiedo la mano di sua sorella Virginia. Se la fanciulla consente. Sì! Virginia! Salvatore! La realtà supera la fantasia. Partiremo subito per la mia tenuta e lì tra aranci, limoni e il profumo delle zagare celebreremo il matrimonio con tutti gli sparapaoli della costa orientale. Ecco, bravo, facci il raduno. Sì. E a mia sorella molti fiori d'arancio. Si capisce. Vado a preparare le valigie! Virginia! Salvatore! Donna subito! Subito! Dottore, dove posso trovare una macchina a noleggio? In piazza? Sì. Domande lei di McLean Chuenda. Sì. Come disse? McLean Chuenda. Cofu, cofu. Eh? Cofu, cofu. Dopo la seconda strada? Sì. Dottore, io faccio subito sotto, lo faccio, dottore. Vado e torno. Torno? In scatolette, eh? Ma guarda un po' se... Poi. Buongiorno. Stavolta mi devi dire chi sei, cosa fai, cosa vuoi, eh? No, veramente, io volevo parlare con sua sorella. Ma hai bisogno del dottore? No. Allora, di mia sorella? Sì. Virginia? Sì. E di là, vero? Sì, di là. Mi scusi. Stavolta deve uscire di lì, eh? Non me la faccio mica più beccare. Oh. Sto a vedere. Ma dove sei passata, proprio? Ma dove c'hai le ali? Virginia! Sì? Guarda qui la ragazzina che vola, guarda qui. Achille, sono due gemelle. Signor, le vedevo arate, capisci? Cosa vogliono da te? Bambine, andate di là, eh. Aspettatemi, io vengo subito. Achille. Devo farti una confessione. Prima mi devi dire perché ieri dicevi che io avevo le visioni quando invece di dirmi che erano gemelle. Perché non volevo che sapessi la verità. Vedi, Achille, le due piccole, Marisa e Marcella, erano in collegio a Torino, dove si trovavano, si può dire, fin dalla loro nascita. Ricordi la tua fidanzata di Torino? Sì, Gabriella. Gabriella aveva un fratello, Antonio. Alto, bello, biondo, che dopo... partì per l'America. Ma dopo cosa? È stata la sera che tu eri andato al congresso di patologia. Al congresso di patologia, sì. Io ti aspettavo in casa di Gabriella, c'era anche il fratello. Era già tardi e tu non tornavi. Gabriella andò a dormire e Antonio... ti ha tenuto compagnia? Era una notte... buia, fredda, io mi sentivo tormentata da un'ansia che non so descrivere. Il mio spirito era sì forte. Ma la carne continuò ad essere debole, eh? È così, Marisa e Marcella. Sono le figlie del congresso di patologia. Pensa, Achille, le due piccole non mi avevano mai vista, sì, solo qualche volta dal cancello del collegio. E improvvisamente, ieri, sono fuggite per venire qui dalla loro mamma.
Un romanzo di Carolina Invernizio, così. La vita è un romanzo, Achille. Ma tu è un romanzo vietato ai minori di 40 anni, altro che storia. Cosa racconti adesso lì a Sparapaolo delle due bambine? Chiedo scusa. Posso fare una telefonata? Sì, eri sul tavolo. Non dire nulla a Salvatore delle bambine, gliene parlerò poi io. Sì, allora, vuoi mica che io mi metta nei pasticci? Guarda un po'. Avevo due nipoti e non lo sapevo. Bobby! Bobby! Sei solo! Bobby solo! Piango! Sì, piango! Una lacrima sul viso! Piango perché è finito tutto! Oh, è lungo da spiegare! Insomma, ho inventato di essere stata sedotta per evitare di sposare il barone. E adesso... adesso mi tocca sposare un medico condotto, un morto di fame. Pronto? Parla il morto di fame. Sono il dottor Ciabotto, non dia retta a quello che ha detto la signorina perché ho fatto di tutto per cercare di liberarla dal barone. Sì, signore, è già. E ci ho rimesso anche una sorella. Non capisce, vero? Guarda, non ho ancora capito neanche io cosa è successo, si figuri. No. O parlerò io col padre. Lei sposerà Maria Pia. Partirà stasera, domani a Lugano, l'abbraccia, Vuole sdebitarsi? No, la si perde. Beh, se proprio vuole sdebitarsi, mi mandi un paio di rubinetti che costano così cari. Grazie, dottore. Hai visto? Signorina, che alle volte i medici hanno anche loro lo specifico per guarire certe malattie di cuore. Spero verrà il mio matrimonio. Io? No, è troppo lontano. È all'estero? Ho mai avuto il passaporto in vita mia. Grazie, dottore, grazie. Dottore, per ripagarla di tutto quello che ha fatto per me, ci vorrebbero miliardi. E io so che lei non li accetterebbe. Chi gliel'ha detto? La pagherò così. Tommaso sta buono. Fra noi tutto è finito. E perché? Perché mi sposo, Tommaso. Sposo un barone siciliano e parto per la Sicilia. No, Virginia, non puoi. La nostra relazione dura da 5 anni e adesso... E adesso è finito. Anche col mutualistico. Dottore, il mio sentimento è puro. Sì, lo so, lo spirito è forte. Ma la carne è cara, eh? Vai. Virginia. Ti vieto di andare. Io... Virginia! No. Non ho parole. Eccomi, cognatino bello. Ho la macchina di fuori, è una bella sorpresa per la mia fidanzata. Anche mia sorella ha una bella sorpresa per te. Guarda un po', due pendentifs che appartengono alla madre mia. Anche mia sorella c'ha due pendentifs per te. Due pendentifs? Sì. E che me ne faccio io? E qualche cosa te ne farai, guarda tranquillo. Sì, sì. Amorin, Virginia, che ho la macchina col motore acceso. No, Salvatore, aspetta, sì, ancora un momento. Ti devo parlare. Tu sai che io ho sempre vissuto una vita di castità e di timor di Dio. Un giorno lessi su di un giornale di due piccole trovatelle abbandonate dai genitori. In un impeto di generosità io
decisi di adottarle, ma senza marito non avrei mai potuto tenerle con me. Ma ora che un marito ce l'ho, io sarei felice se le mie due figlie adottive vivessero con noi. Fregato anche Carolina Invernizio. Due figlie adottive. Sì, Salvatore, vedessi come sono carine. Virginia, sei una santa donna. Quelle bambine sparapaole si chiameranno. Marisa, Marcella, venite. Abbracciate vostro padre. Papà, papà, papà. Papà, papà, papà. Che carine, peduzze che siete. Sarete il sorriso della nostra casa. Date un bacino allo zio che partiamo l'aereo. Su. Ciao, zio. Ciao, cari, buon viaggio. State bene, cognatuzza. Salutiamo e baciamo le mani. Addio. Ciao, Achille. Ti scriverò. Addio. Madre coraggio. Ah.